avete voluto 10 secondi. Ma per ridarci la casa quando? No, avevate chiesto un incontro col sindaco e siete stati ricevuti dal primo cittadino. No, senza come... incontro, siamo venuti e basta perché non ce la facciamo più. Cosa vi ha detto il sindaco? Ci ha promesso delle cose, speriamo che lo mantenga, che lui si... come si dice? Si impegnerà. Adesso la prossima settimana avremo un'altra delegazione. 3 mesi in albergo, sfido chiunque. Non uscirsene un po' di testa, insomma. Voi volete tornare a vivere nelle case? Certo, riprendere penso che... Riprendere le nostre abitudini a cucinare, a pulire, tutto. Ci hanno tolto tutto, tutta la dignità ci hanno tolto. Sono anche alcune persone malate con voi? Sì, ci sono 4 persone che stanno facendo la chemio. Noi dobbiamo continuare su questa via che è anche quella ovviamente di effettuare gli sgomberi nel caso di alloggi abusivi e dobbiamo valutare tutte le forme possibili di collaborazione nel momento in cui le norme consentono uno strumento che si chiama CAS, contributo autonomo di sistemazione, significa sostanzialmente che il sistema pubblico ti dà dei soldi perché è più conveniente affittare una casa piuttosto che pagare un albergo per nuclei familiari magari anche numerosi, però per fare questo bisogna innanzitutto farla la domanda di CAS e non sempre questo è avvenuto, abbiamo sensibilizzato su questa necessità e poi possiamo immaginare, come a dire il vero già stiamo facendo da tempo, dei percorsi in cui il sistema pubblico in qualche modo funga da garanzia per queste persone e famiglie che magari possono avere difficoltà nell'erogazione di una caparra che è necessaria per prendere in locazione un immobile. E poi credo c'è anche la necessità in qualche modo di sentirsi rassicurati, mostrare anche la vicinanza delle istituzioni che hanno molto a cuore questa partita così importante per la vita delle persone, ma abbiamo detto a loro che i miracoli li fa Harry Potter e noi crediamo nel lavoro quotidiano e continuo, che è quello che fin qui ci ha consentito di gestire al meglio una grande emergenza e vogliamo continuare a farlo naturalmente per soddisfare di concerto con l'intero sistema pubblico questo bisogno abitativo così vitale.